Ciao amici, bentornati, benvenuti sul mio canale. Non ho nulla di strano, non capisco perché tu mi stia guardando così male, ma non noto nulla di strano. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Vica, per chi non lo sapesse, e sono un po' pazza. Oggi è l'1 dicembre! Ah! E quindi inizia il primo vlog. E ho queste manine ridicole, non chiedetemi perché, ma credo che sia stato l'acquisto più inutile della mia vita. Oggi sono qui perché andrò a rispondere alle domande su Google. Molta gente mi chiede spesso: ma tu hai mai cercato il tuo nome su internet? Vi dirò la verità, sì e no, non lo cerco tutti i giorni. Che giorno fa però ho cercato su internet, stavo nerdando su YouTube e ho visto che sta, diciamo, spopolando questo video di nome risponde alle domande di Google. E allora ho detto: perché non lo posso fare anch'io? E la prima domanda è: Ludovica Olgiati Instagram. Chi ancora non mi seguisse sui miei social, questo è il mio Instagram, ne vado molto fiera. Seguitemi in tantissimi perché pubblico storie tutti i giorni, sono abbastanza attiva. Inoltre, se non mi seguite ancora, andate a seguirmi su TikTok, questo è il mio profilo, e pubblico un po' queste cose strane perché sono un po' pazza. Ludovica Olgiati altezza. Non so perché, ma tutti sono fissati con la mia altezza. Non sono un gigante Golia, ma vi assicuro che non sono così basso. Alta 1,65 m. Adesso mia mamma guarderà questo video e dirà: non è vero, non sei alta 1,65 m. In realtà sono 1,63 m. Prossima domanda. Ciao mamma. Ludovica Olgiati anni. Credo di dimostrare la mia età, quando in realtà tantissima gente mi dice che dimostro meno anni. E da un lato è una bella cosa, da un altro, cioè, sei giovane, dici uffi, sembro più piccola. Comunque ho 16 anni, li compio il 25 settembre. Non so in quanti di voi si aspettassero che io avessi 16 anni, comunque ho 16 anni. Ludovica Olgiati, scherma. Allora, questa era una cosa che risale alla mia presentazione del collegio. Dicevo delle mie passioni e del fatto che praticavo scherma. Praticavo, uso l'imperfetto, perché appunto ora non lo faccio più. Mi spiace tantissimo di aver pratico più per la scuola e per vari problemi, anche perché la scherma porta davvero tanto tempo. Però adesso faccio atletica e mi sto divertendo veramente tantissimo. Ho conosciuto gente nuova, fighissima, super simpatica. Poi, Ludovica Olgiati YouTube, ok, non me l'aspettavo. In realtà pensavo comparisse prima Musical.ly e poi YouTube. In realtà YouTube, questo è il mio canale, quindi sono molto felice di essere qui a parlare in questo momento. Le mie prime volte. Ora, vado a una delle mie prime volte. Io non so cosa ci sia scritto, vi dico la verità. Primo bacio, oddio. Questa, da un lato me l'aspettavo, perché sono un po', non dico rigida, però ho le mie convinzioni. Ho 16 anni, è vero, molti di voi diranno: vabbè, io ne ho 14, l'ho già dato, sono una sfigata. E invece no, io in realtà mi considero molto fortunata non averlo ancora dato. Perché? Perché le mele acerbe non piacciono a nessuno. Nel senso che si gusta meglio una mela quando è matura. Allegra famiglia, arriva qui e partecipa al mio video. No, ciao! Okay. Vieni a salutare i miei amici di YouTube. Ciao ragazzi, tutto bene? Senti, me l'ho intesa come bacio. Ne dovete dare quando siete veramente sicuri. Al momento non ho ancora trovato la persona giusta. Voilà. Prima parola, allora, io in realtà la prima parola che ho detto è stata mamma. Mi piace per il mio papi. Scrivetemi nei commenti se voi avete detto prima papà o mamma, se avete detto qualche altra parola molto più strana. Questo. Prima cotta, la sai, i tempi dell'asilo. Ero in secondo asilo. Mi piaceva questo ragazzino biondo, non faccio nomi. All'epoca era bellissimo, cioè ero innamorata persa. Solamente che era un donnaiolo, perché lui aveva tipo 5 fidanzate all'asilo. Ho detto: io non voglio essere una delle tante. Fidanzata per tipo 2 giorni ed ero tipo la sesta. Poi ho detto: no, basta, io voglio essere l'unica. Questo. Primo dolore, inteso come mancanza di qualcuno, ed è stato quando è morto. È venuto a mancare il mio nonno paterno. E mi ricordo che lì per lì non capivo bene la situazione, vedevo mio papà che piangeva e allora di conseguenza piangevo anch'io. E mi ricordo quando mi hanno portato all'ospedale che io volevo vederlo a tutti i costi, quindi sono entrata e lì per lì mi sono chiesta: ma perché stanno piangendo tutti? Sta solo dormendo. Poi appunto mi hanno detto che era venuto a mancare. Mia mamma mi ha detto anche che al suo funerale, io in circa 6 anni, salutavo, guardavo in alto, sto salutando il nonno che va in cielo. Ultimo bigliettino. Prima pubblicità. Non so in quanti di voi lo sapranno, ma io ho fatto delle pubblicità e la mia prima è stata 6 anni. Sono andata
Berlino a registrare questa pubblicità contro l'inquinamento. Mi ricordo che nella pausa pranzo ero andata a mangiare da McDonald's, avevo trovato questo cane pazzo, gadget di un cartone che avevo appena visto, che ero Romeo, me ne ero innamorata, un cane orrendo, però... Niente ragazzi, io spero di non avervi annoiato con questo video, spero che vi sia piaciuto. Io vi mando un grosso bacione, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su, di iscrivervi al canale, di condividere questo video e niente, noi ci vediamo per un prossimo Vlogmas.